Parliamo del progetto Scuole Montagna che ha terminato il suo percorso per l'anno 2022-2023 e lo ha fatto in Val di Sole a Caldes con l'acropark e il rafting. Vediamo Luca Bindi. 24 discipline con circa 15.000 partecipanti nelle varie categorie dalla quinta elementare alla quinta superiore. Per quanto riguarda progettazioni parallele come questa in cui ci troviamo oggi, abbiamo avuto 1.500 ragazzi che nel giro di 3 mesi hanno partecipato alle attività in ambiente naturale. Questi alcuni numeri elencati da Giuseppe Cosmi, coordinatore educazione fisica e sportiva della provincia di Trento, attività chiusa in Val di Sole a Caldes con il progetto Scuola e Montagna. 1.250 studenti delle scuole medie di prima, seconda e terza classe di 18 istituti del Trentino che hanno provato il rafting e l'avventura dell'acropark. Tutto bello, come ci conferma Sergio Anesi, presidente Federazione Italiana Sport Orientamento. È davvero bello, soprattutto perché si lavora con gli studenti, con i giovani, si lavora in mezzo alla natura, quindi l'ambiente, la sostenibilità sono concetti che nel nostro sport sono importanti. Concetti importanti come le raccomandazioni dei vari istruttori. Tiriamo da questa parte qua, io poi ve li controllo uno a uno. 2, 3 e mi lo porto a gomone. Capito? Un applauso per nostra compagna. È bellissimo, era la prima volta che venivo qua in questo posto, però è molto bello, mi piace. Avete dormito stanotte o avete paura? No, abbiamo dormito. Bene, tutto bene. Prima volta? Sì, è stato bello. Allora che voto gli diamo? 9. Che voto gli diamo? 9 anch'io.